Eccomi, eravamo su Duchamp. Allora, quindi, e nonostante questo, nonostante non abbia cercato di guadagnare con la sua arte, ha veramente influenzato tutto il Novecento. Allora, su questo voglio dire una cosa. Adesso io vi farò vedere alcuni ready-made di Duchamp. Una volta visti questi, faremo un attimino una riflessione sull'arte contemporanea di adesso. Allora, questo direi che è veramente l'opera più sconcertante che io possa immaginare, realizzata nel 1916. Vedete? Si chiama La Fontana. In realtà è un urine. Ah, non mi riesce anche a dire la parola. Urinatoio, ecco sì, cioè per fare la pipì, insomma, che viene acquistato da lui già fatto così di ceramica normale. E capovolto al contrario e viene detto questa è una fontana, vedete quanto è irrisorio, quanto è disturbante. E perché è un'opera d'arte? Perché lo decido io. Questa sua fatto di prendere un oggetto, decontestualizzarlo e decidere che è un'opera d'arte, mette anche tutta in discussione la funzione dell'artista, ve l'ho detto, che non deve essere più in gamba a fare qualcosa, ma soprattutto si parla di un'idea, capite? Nascerà da qui tutta l'arte concettuale. Allora, cosa significa? Non significa nulla, perché è il caso che decide. Qui è Dada, no? Non vuole raccontare niente. Ora, tutte le opere di Duchamp hanno anche una seconda chiave di lettura. Lui era molto vicino alla teofisica e faceva tutti i giochi un po' spirituali, però ecco, non si è mai capito quanto giocasse, quanto ci credesse una persona così anche come lui, N non si sa. Però certamente possiamo osservare che i giochi un po' teosofici, di strana interpretazione e erotici possono vedersi nelle sue opere. Per esempio, qui ha scelto proprio un modello di urinatoio che vedete ha questi buchi triangolari qui in basso e qua invece ha questi buchi messi in fila che potrebbero richiamare al sesso femminile e a quello maschile. Inoltre, lui scrive anche un po' la forma, vedete, quasi di un utero, no? Tutta questa struttura che, vi ripeto, non ha fatto lui, cioè bella e fatta. E qui lui scrive Ermat 1917, ora in questo qui, anche se il primo è del 16, ma sono andati anche, molti sono andati distrutti. Ermat si può leggere, è un po', si può leggere mater, madre, e quindi richiamare alla procreazione, quindi alla forma uterina. Tutti questi significati erotici, gioco di parole, può darsi che effettivamente esistano nella sua creazione. D'accordo, andiamo a vedere un'altra che vedete è la ruota di bicicletta. Ecco, i suoi, ora a parte la fontana, c'è un po' il gioco di parole, ma la ruota di bicicletta è la ruota di bicicletta. Neanche fa un gioco come nei gli oggetti di affezione di Man Ray. Ecco, nella ruota di bicicletta noi vediamo che semplicemente è una ruota che è stata decontestualizzata e privata della sua possibilità di servire come ruota, che la togli da terra e la metti in alto, lo mette su uno sgabello, la monta su uno sgabello e irride in questo modo la scultura sopra il piedistallo. Vedete? Oltre a questo, lui invitava le persone che venivano alla mostra a girare la ruota. Quindi a prendere parte, cioè perché di solito c'è scritto non toccare, se uno si avvicina suona, no? Non puoi toccare, le opere d'arte hanno un po' questa sacralità, giusto? E invece no, venite, venite toccate e oltretutto toccandola e mettendola in movimento fa queste prime sperimentazioni un po' di arte cinetica anche, d'accordo? Che anche quella ci sarà nel Novecento e io continuo a dire d'accordo. Altre opere sue famose sono per esempio La presa in giro della Gioconda, che come vedete viene stigmatizzata perché? Perché un po' rappresenta, viene scelta come quadro, cioè il quadro che rappresenta tutta l'arte tradizionale e quindi si prende quella come. Guardate che molta della fama della Gioconda è proprio dovuta a questo fatto che Duchamp l'ha scelto come quadro che rappresenti in generale tutta l'arte del Rinascimento e tutta l'arte tradizionale, d'accordo? Cosa gli fa la Gioconda? Gli mette i baffi e ci scrive sotto LHOOQ. È un gioco di parole, significa lei sorride perché ha caldo al culo. Lo so che non è una bella frase da dire, però cosa significa?
tutti i pensatori, tutti gli storici dell'arte, tutti a chiedersi perché sorride, sorride, è triste, cambia espressione, come mai, perché, quando, lo sfumato. Tutti questi ragionamenti che hanno riempito i libri e gli anni di critica d'arte, storia dell'arte, lui li risolve dicendo: ma cioè, alla fine sorride per quello. D'accordo? Quindi come si prende in giro proprio la cultura? Perché la cultura non è degna, visto che poi alla fine ha portato alla guerra e basta, ok? E andiamo a vedere, lui poi lui farà anche una, verso fine carriera, fa anche una scatolina piccolina, un museo. Da portarsi in giro, una valigetta dove mette tutte le riproduzioni piccole piccole del, la trovate, questa valigia su internet, la valigia da viaggio dove praticamente ci mette dentro tutte delle sue piccole opere. Vedete, qui c'è il piccolo cestettino piccino così, poi c'è la Gioconda, ci sono tutte, come se fosse possibile portarsi dietro tutto quello che uno ha fatto nella sua vita artistica. Il senso del racconto, insomma, e anche questo, anche su questo molti artisti lo hanno citato, queste valigie, diciamo, dei ricordi. Andiamo a vedere l'ultima opera sua che facciamo, che è Il Grande Vetro. Il Grande Vetro viene fatta dal 15 al 23. Allora, Il Grande Vetro è un enorme vetro, per l'appunto, doppio vetro con all'interno poi tutte delle lamine, delle figurazioni create con delle lamine metalliche e cartone e altri elementi. Non ci si capisce quasi niente nel Grande Vetro e così deve essere, perché alla fine deve vincere il caso, deve essere incomprensibile, però è sicuramente l'opera dove lui ha voluto mettere tutto se stesso per realizzare qualcosa di grandioso e andasse un po' alla pari anche con le grandi opere del passato. Noi pensiamo per esempio alle grandi pale d'altare, vedete come l'Assunta di Tiziano o come la Trasfigurazione di Raffaello in Vaticano, dove la parte, diciamo, da metà in giù siamo sulla terra, vedete? Nella parte terrena. Via via che si sale, invece, si va verso una parte spirituale in alto, d'accordo? Nella parte superiore. E infatti lui divide, diciamo, in due questa, che è una sorta, quindi, come una grande pala d'altare, divide in due e nella parte superiore mette degli elementi che lui considera con maggiore sacralità rispetto a quelli inferiori. Lui qui fa una sommatoria di tanti altri quadri o opere o interpretazioni che lui aveva fatto. Quindi, per esempio, abbiamo qui che questi sono i pretendenti, gli sposi, cioè questi sono i pretendenti, e praticamente sono questi elementi strani, è come se rappresentassero dei maschi, va bene? Questi maschi sono 9, se ben mi ricordo, e ruotano tutti con un meccanismo che poi casualmente raccoglie il seme di questi pretendenti e li spara a caso verso l'alto, dove qui abbiamo la sposa, questa iconografia strana che rappresenta la sposa, che sta aspettando. E siccome il seme casca a caso, si creano qui 9 fori, che sono 9 spari, diciamo, e nessuno ha colpito la sposa, quindi non c'è stata alla fine la fecondazione voluta. Tutta questa interpretazione difficoltosa è molto ben spiegata, volendo, c'ha un senso fino a un certo punto, perché alla fine va bene così, oppure va bene che uno pensi che non rappresenta nulla, perché alla fine deve decidere soltanto il caso e basta. Pensate che mentre lui lo realizzava, a un certo punto lo mise per orizzontale nel suo studio e cominciò ad andarci sopra la polvere, perché io se faccio così mi sporco il dito perché c'è la polvere cade automaticamente, e come le pare a lei, no? E ci sono tutte le foto fatte con la luce radente dal basso, in modo che si vedesse tutta questa polvere. E quando Merrey andava da lui, faceva: ma che sta facendo con tutta questa polvere su questo grande vetro? E lui dice: sto facendo l'allevamento di polvere. Poi dopo lo bloccava con la lacca, in modo che la polvere che casualmente si era poggiata rimanesse sul vetro. Quindi vedete, vince il caso, decide il caso. Durante un'esposizione il grande vetro a un certo punto si ruppe. Si ruppe e dissero tutti, ormai lui era avanti, cioè aveva già smesso di fare l'artista, faceva il curatore, aiutava a mettere su appunto la collezione Guggenheim, aiutava altri artisti, e gli viene detto: lo cambiamo. E lui disse: fermi tutti, non si cambia niente. Lo prese e piombò con il piombo, come il piombo si usa per unire le vetrate, unì tutti i pezzi della rottura e li lasciò in questo modo.
disse: è stato il caso a decidere che si rompesse, e io accetto il caso e me lo tengo rotto. Quindi, se voi guardate le immagini del grande vetro, vedete tutte queste rigature? Tutte queste rigature che probabilmente in questa telecamera non si vedono, sono una rottura casuale che lui ha accettato all'interno della sua opera. D'accordo, qua su questo libro avrei tutta una lettura dell'immagine estremamente complessa, vedete, con tutti gli elementi che vi dicevo, tutto il racconto che vi dicevo, i fori, la sposa, i pretendenti, il macinino che mette in movimento e spedisce in alto gli spari, ma insomma, non importa che voi vi concentriate su questi particolari, perché è difficile una lettura anche di questo genere. E alla fine non è neanche supportata da un bisogno, perché per comprendere Dada, cioè per comprendere Dada non dobbiamo comprenderlo, dobbiamo renderci conto che è una, tra virgolette, presa in giro, rottura, è irrisorio, è fastidioso, come tipo di arte è di questo tipo. Io ammiro tantissimo il coraggio di Duchamp e degli altri artisti di questo momento. E il coraggio di dire non facciamo niente che abbia un senso e ci ribelliamo a tutto perché siamo contrari a quello che sta succedendo e alla cultura tradizionale ed è molto giusto. Però vi dicevo prima, riflettiamo su un fatto però. Se io prendo un rinatorio, non mi riesce a dirlo, è proprio una parola difficile, insomma un WC, insomma, e lo giro al contrario e dico, decido che è un'opera d'arte perché in quel momento sto decidendo che l'artista non è colui che sa creare, ma è colui che decide che una cosa è un'opera d'arte, la decontestualizza, la toglie dal suo scopo, dalla sua funzione e decide che è un'opera d'arte. Faccio un atto di grandissimo coraggio, d'accordo? E siamo nel 1916, ma se io continuo per oltre 100 anni, perché siamo nel 2020, a fare alla Biennale di Venezia o alle varie cioè, continuo sempre a voler ridere, a voler stupire, è come se l'arte per 100 anni si fosse seduta tanto, tanto su una sorta di manierismo, un manierismo Dada, cioè su un desiderio di stupire, di far vedere l'idea. E per esempio noi negli ultimi anni c'è stato Cattelan, ora quest'anno c'è stato Cattelan che con lo scotch mette la banana alla parete. E io lo so che il significato volendo c'è del fatto che l'arte viene divorata, che viene venduta, che è commercializzata, che la X richiama la composizione del chiasmo, ma volendoti ci sto 2 ore a parlare di una banana alla parete. Però non mi stupisco più, perché non mi basta più l'idea. Se è stato così grande un artista nel 1916, nel 1917, se questi grandi artisti sono riusciti a fare questo i primi del Novecento, non ne ho più bisogno dopo 100 anni. Non si può sempre ripetere se stessi, perché altrimenti è un po' una ricerca barocca del meravigliare che alla fine lascia vuoti, perché alla fine ti fa il sorriso oppure ti stupisce. Oppure c'è un significato di sempre messaggio politico, come anche qui voleva esserci, cioè di ribellione, di protesta. Va bene, l'ho capito, sono 100 anni che me lo dite, l'ho capito, però diciamo bisognerebbe cercare di andare anche oltre. Ora, partendo dalle ricerche di Dada, si sono generati l'arte povera, si sono generati l'arte della performance, l'arte cinetica, che hanno dato grandissimi frutti. Ripetere all'infinito un'arte concettuale, però a un certo punto perde un po' di significato. D'accordo? D'accordo, d'accordo, d'accordo. Grazie, arrivederci.